Bella raga, come andiamo? Spero tutto bene. Allora, io sto malissimo di gola, quindi faccio questo breve video giusto per spiegarvi due cose. E spero che ci rivediamo domani con un video dei FIFA Mobiles. Allora, sono qui, video importante, spero che lo guardate il più possibile perché devo spiegarvi un po' di cose. Allora, ci sono notizie tra FIFA e EA, tra le varie cose, che sono un po' importanti. Molto probabilmente, allora, la stagione non si resetta, ok? Perché molto probabilmente dal prossimo settembre il gioco stesso non sarà più FIFA. Ok? Molto probabilmente, se non risolvono le loro grane economiche, tutte quelle stronzate che stanno combinando, raga, per seguire le robe basta andare su delle live specifiche e si capiscono un attimino le varie cose che stanno succedendo. E molto probabilmente, appunto, la EA Sports non, forse non farà più i giochi di FIFA e quindi in automatico non sarà più FIFA. Ci saranno un po' di cambiamenti che si vedranno o a giugno o a settembre. Ok, raga? Quindi, qual è il grosso problema che vi sto un attimino facendo capire? Il problema è che potrebbe cambiare talmente tanto il gioco che potrebbe poi diventare una merda come PES, cioè comunque bruttino, o cioè comunque far casini, no? In generale. Noi lo continueremo a portare finché c'è, anche se poi cambierà, io lo continuerò a portare, ci mancherebbe, raga. E questo è un problema che comunque poi argineremo col tempo, anche perché dovremo scoprire come si andrà a sviluppare quella situazione, ok? Quindi finché non abbiamo cose specifiche che so di sicuro che non esisterà più, che cambierà gioco, che sarà diverso, e tutte queste cose, non mi dispero, continuo ad andare avanti sulle cose tranquillamente senza problemi. Però sorge un altro problema. Da un po' di eventi a questa parte, io purtroppo mi sono accorto che non posso fare una programmazione di 7 su 7 di FIFA Mobile, perché molto semplicemente non ci sono gli argomenti, ok? E l'hype di FIFA va. È uscito l'evento, SBAM! Poi mentre si gioca l'evento, giustamente, ogni volta che c'è un girone, quindi il giovedì c'è tutto l'hype di nuovo a padella e poi riscende durante la settimana, quindi le visual sono molto incostanti e stiamo salendo tantissimo tutte queste cose, quindi ci mancherebbe, vi ringrazio di questo. La cosa è che essenzialmente io voglio portare una programmazione di 7 su 7. Non posso portare solo FIFA Mobile perché, raga, non ci sono proprio gli argomenti. Cioè, anche facessi mille partite, mille robe, avrei poi un video in più, ma non riuscirei a coprire proprio la settimana. Mai! Mai! Perché ci sono tante cose da cui parlare, ma anche tante cose che non cambiano più di tanto. Ci sono tante gente che gli interessano tanti vari argomenti, però, raga. Il fulcro è quello, non c'è tanto da andare a parlare tutti i giorni, cioè quello è il problema, non ci sono i contenuti proprio, ok? Detto questo, io adesso ho fatto partire un sondaggio su Instagram dove chiedo a voi se vi piacerebbe vedere dei giochi di anime qua sul canale. Ma io su Instagram ho fatto quella domanda in generale, ok? Ma io ve la pongo molto più generalistica ancora, del tipo: cosa vi piacerebbe vedere sul canale per riempire questi buchi che appunto abbiamo di 3 giorni a settimana, raga, sono sempre vuoti. Non ci posso fare niente. Ho guardato più o meno la programmazione che 3 giorni a settimana io ce l'ho sempre vuoti, se privi di argomenti, ok? Quindi, essendo che poi faccio le cose sul blog, sul sito, sulle altre cose, oltretutto, quindi, parlo di 1700 cose, quindi proprio rimangono vuote 3 giornate. Quindi, cosa preferite vedere? Sempre gameplay? Dove andiamo a guardare però magari giochi diversi di calcio per il telefono, giochi di anime, fatemi sapere, appunto io su Instagram ho fatto il sondaggio, volete vedere giochi di anime, ad esempio One Piece, Naruto e Dragon Ball, perché sono i 3 giochi che ho, che posso portare direttamente, cioè One Piece, Pirate Warrior, Dragon Ball Xenoverse, che si può giocare anche online con voi, che sarebbe carino se lo avete, potrebbe essere una cosa divertente, e Naruto che è il classico giochino della cacchia. Possiamo fare anche quei giochi lì per il telefono, non è un problema. Possiamo fare anche di parlare di calcio delle partite. Fatemi sapere voi, così abbiamo la domenica che parliamo di calcio in generale, calcio reale. Possiamo fare altre tipologie di giochi di calcio. Possiamo fare tantissime altre cose. Possiamo fare più live di altri giochi, su altre cose, su altri argomenti. Ok? Scusatemi, c'ho un mal di gola devastante. Spero domani di riuscire a fare il video col solito atteggiamento, perché oggi sono veramente moscio. Comunque, oltre questo, adesso entro una settimana, 10 giorni, aprirò gli abbonamenti veramente
poco costosi, farò l'abbonamento da 1 euro, da 3 euro, basta per cominciare, appunto con dei vari bonus, vantaggi per chi si abbonerà, ovviamente farò un video dedicato dove spiegherò tutto quanto, ci mancherebbe anche altro. E partiremo anche con la programmazione del sito Viola, perché ho intenzione, magari non tutti i giorni, però un giorno sì, un giorno no, di fare delle live sul sito Viola, che saranno su FIFA Mobile, su altri giochi che ci interessano, che vogliamo giocarci insieme, che volete vedere da me, e tutte queste cose qua. Quindi, ragazzuoli, proprio per il livello di supporto nei miei confronti, fatemi sapere in generale cosa vi piacerebbe vedere. O se volete vedere anche tipo come creo i videogiochi, tutte queste cose qua. Fatemi sapere tutte le varie cose che volete vedere qua sotto nei commenti. Io stilerò una lista delle cose più interessanti che mi avete proposto e cercherò di portarvele con video e cose del genere. Purtroppo so che, non parlando di FIFA Mobile, le visual scendono drasticamente. Pochi video che non parlano di FIFA Mobile nel mio canale hanno superato le 1000, le 2000, 3000 visualizzazioni. Però non mi interessa perché effettivamente bisogna un po' togliersi da questa nicchietta, raga, perché se voglio continuare a portare anche FIFA Mobile per voi, come sto facendo da anni a questa parte, purtroppo devo riuscire ad aumentare il mio pubblico. Adesso mi sto anche attrezzando meglio, tra un po' metterò anche in funzione il green screen e tutte le luci, le puttanate che ho comprato, che dovrebbero rendere l'atmosfera un pochettino più carina e godibile per voi. E, raga, però la cosa è appunto quella, se voglio continuare a portare video, perché comunque ci impiego tempo, raga, cioè bene o male una, due, tre ore al giorno tra rispondere, fare il video, crearlo, fare, disfare, rispondere su YouTube, fare la miniatura, io le spreco. E se non mi porta un guadagno incredibile né cose del genere, purtroppo, essendo che ho anche un altro lavoro, a lungo andare dovrò smettere, capite bene, no? Quindi devo cercare un attimino di ampliare un po' le cose. Per questo vi chiedo dei suggerimenti. Ok? Cosa volete vedere? Perché così almeno non faccio cose che so che non volete vedere assolutamente. Perché sennò non ha senso, ok? Scusatemi ancora. Il problema è che io farò sempre FIFA Mobile. Quindi non voglio sentire la gente che comincia a dire: ah, oh no, non porterà più FIFA. No, no, perché allora semplicemente farò 4 giorni di FIFA Mobile e 3 giorni di cose differenti. Che saranno qualsiasi altro gioco. Cioè, possiamo fare anche una serie, come stavo facendo quella lì, che cazzè, dove porto giochi particolari, giochi interessanti che possono essere belli per telefono, per console, cose del genere. Horror, qualsiasi cosa, raga. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Aiutiamoci un pochettino a tenere su viva questa community di FIFA Mobile, perché in Italia, raga, cioè, io ve lo dico sinceramente, ma proprio sincero, sincero, sincero. Proprio voglio essere sincero al 100% con voi. Raga, in Italia, che seguono FIFA Mobile e neanche in modo costante, sono dalle 20 alle 25.000 persone, ok? La metà sono iscritte al mio canale e tutte queste robe, e guardano anche i video l'altra metà, perché ho l'engagement appunto di anche delle altre 10-15.000 persone in base al video che pubblico. Quindi raga, cioè, quello è il limite massimo, cioè più di lì non si va con FIFA Mobile, cioè è molto chiaro, me l'avete detto anche voi con molti di voi con i commenti me l'avete detto, FIFA. Tu meriteresti anche di più, ma se continui a fare solo FIFA Mobile, non è che crescerai più di tanto. Quindi, se volete, posso provare anche ad aggiornare per cercare di vedere se il computer riesce a tenere FIFA Mobile, cioè FIFA 23 in generale, un PES, altri giochi di calcio. Voi chiedete e io cercherò di portare al mal. Mica, ragazzi, ho un mal di gola devastante. Devastante. Voi chiedete e io cercherò di portare il tutto il meglio possibile. Come ho detto, mi sto già aggiornato, ho preso il green screen, entro 2-3 giorni riuscirò a renderlo attivo, quindi perché lo devo sistemare un pochettino, farmi un pochettino la stanzina. Però raga, dai, cerchiamo di far in modo di continuare in allegria, non tanto perché ci voglio guadagnare tutto questo, non mi interessa in generale, solo che in 2 anni, adesso non mi ricordo più, in 2 anni abbiamo creato una community da 10.000 persone dove nei gruppi delle cose, cioè comunque parliamo tanto tra di noi. Comunico, vi aiuto e mi scriveteci appunto anche quando avete problemi, quando ho problemi io mi aiutate, poi io cerco di aiutare voi. Quindi in generale sarebbe brutto perdere una community che comunque è legata, ok? Detto questo, raga, fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Mi raccomando, scrivetemi anche commenti a livello poema, cioè non mi interessa, tanto io ve li leggo, così da capire come un pochettino tirare avanti, cercare di migliorare un pochettino le situazioni, ok? Detto questo, commentate, un bel like al video se lo volete mettere, però è un video noiosissimo questo, quindi non mettetelo, cioè che cazzo dovete mettere like a un video dove spiego delle cagate, ok?
iscrivetevi al canale perché ci sta, sono quasi a 10.000. E raga, passate nel link in descrizione per seguirmi anche su Instagram, perché in questi giorni posterò tantissime domande del tipo, appunto, mi piacciono gli anime, mi piacciono quello, le altre cose, e andremo a parlare in generale di tante cose. Quindi dai, fatemi sapere qualcosa, mi raccomando, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo domani con il video analisi dei nuovi giocatori del girone di FIFA Mobile. Ok ragazzuoli, detto questo, un ciao ciao, non ho più la voce raga, quindi bella bella, buona giornata.